Ultima edizione di Stadio News, studio Marco Cullà. Seduta di rifinitura questa mattina per il Palermo al Barbera in vista della gara di domani allo stadio Montepaschi contro il Siena. Sarà un Palermo inedito quello che affronterà la formazione toscana. In porta ci sarà Iardi, difesa a 4 con Cassani, Biabar, Rinaudo e Zaccardo, Migliaccio e Guana a centrocampo con Caserta, Micoli e Cavani, trequartisti alle spalle di Amauri. Probabile impiego anche per Di Matteo e Ciani nel corso della gara. Non è detto che lasci Palermo. Andrea Barzagli smentisce tutti e tutto e rivela che le sue probabilità di restare a Palermo non sono così minime. Voglio finire domenica il campionato e poi parlare con la società e vedere. Non è detto che devo lasciare per forza Palermo, come è detto che lo lasci, non si sa. Penso ci vogliano i presupposti da parte di tutte e due. Insomma, il presidente più di una volta ha detto che io e Zaccardo Amauri saremmo ceduti, quindi può darsi su questo che... Però insomma è una cosa che, ripeto, non c'è da affrontarla adesso, ma si affronterà insomma quando inizierà il mercato. Potrebbe essere Fabio Liverani il primo tassello del nuovo Palermo, il centrocampista della Fiorentina, pallino del presidente rossonero Maurizio Zapparini, sarebbe nel mirino della dirigenza del club di Viale del Fante, che avrebbe pronto per il giocatore un biennale da circa 1 milione di euro, cifra che potrebbe far vacillare l'ex centrocampista di Perugia e Lazio in scadenza di contratto con il club viola, che non sarebbe disposto a superare la soglia dei 700.000 euro. La prossima settimana il giocatore incontrerà i dirigenti viola per definire la propria situazione, ma non è escluso che vada in porto l'operazione con il Palermo. Tra lunedì e martedì i procuratori di Amauri e Grimaldi incontreranno nuovamente la dirigenza della Juventus per trovare l'accordo definitivo sull'ingaggio che il giocatore dovrà percepire in maglia bianconera. Dopodiché Amauri si potrà già ritenere un giocatore della Juventus, anche perché Palermo e Juve avrebbero già trovato da tempo l'accordo e ormai tagliato fuori il Milan a causa anche della probabile mancata qualificazione in Champions League. Sono 3 i giocatori del Palermo convocati in nazionale per la gara in programma dopo il termine del campionato. Si tratta di Bresciano, Cavani e Jankovic. Bresciano è stato selezionato dal commissario tecnico dell'Australia per l'amichevole contro il Ghana. Cavani è stato chiamato dal CT dell'Uruguay, Tabarez, per i test con Turchia e Norvegia, mentre Jankovic è stato scelto dal selezionatore della Serbia, Djukic, per le amichevoli contro Irlanda, Russia e Germania. Per l'agenzia di scommesse Cursa, il bookmaker del Siena domani è favorito sul Palermo in occasione dell'ultima giornata di campionato. Il successo dei toscani è quotato a 2.10, il pareggio a 2.80, la vittoria del rossonero a 4. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.